Live Social. È arrivato il nostro consueto spazio dedicato alla cultura, lieta di doverlo fare insieme a tre scrittori. Vi sto parlando di la signora Giovanna Repetto, Lorenzo Crescentini ed Emanuela Valentini, ai quali do il benvenuto. Buonasera. 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 Buonasera, benvenuti qui ai microfoni di Live Social. I nostri ospiti sono qui per fare alcune presentazioni. Ecco, ci presenteranno un'antologia questa sera, ma anche un romanzo. Ma attenzione, attenzione, perché sta per arrivare una data molto importante, molto vicina, ovvero quella del 31 marzo. Ecco, vi farò dare delle informazioni a riguardo su quello che accadrà in questo evento molto importante, direttamente dalla signora Giovanna Repetto. Signora Giovanna, a lei la parola. Grazie. Noi domenica 31 marzo alle 11 del mattino presso l'Enoteca Letteraria a Roma, in via San Giovanni Laterano 81, faremo una presentazione dedicata alle strane creature e presenteremo due libri che sono accomunati proprio dalla presenza di queste strane creature. Strane per vari aspetti, strane perché sono conformate così, oppure perché sono state manipolate, oppure strane per il loro comportamento, oppure strane perché vengono viste da un punto di vista diverso, che poi le strane creature sono quelle, le creature che noi sentiamo come differenti da noi e quindi che ci incutono paura, a volte orrore, però anche un certo fascino esercitano su di noi. E presentiamo questi due libri insieme perché intanto sono tutti della casa editrice Watson e sono accomunati dal fatto, una è un romanzo che ho scritto io e un'altra è un'antologia in cui c'è anche un mio racconto. E poi è anche vero questo, che sia nell'antologia che nel romanzo c'è questa presenza di strane creature. Bene, è proprio così che si intitola appunto questa antologia. Io, ecco, passerei la parola al curatore, ovvero Lorenzo Crescentini. Buonasera a tutti. E ti inviterei anche, Lorenzo, ecco, se è possibile, magari a far vedere, ecco, in video, per chi avrà modo, ecco, di seguirci sui social, l'impaginazione appunto di questa antologia. Ecco, cosa ci dici in merito? Allora, io sarò molto breve perché voglio lasciare la parola alle autrici. Strane creature è una doppia antologia che vede 20 autori all'opera per 20 racconti a tema fantastico. Passiamo dalla fantascienza all'horror, passando per il surreale e il fantasy. E il tema portante dell'antologia, come suggerisce il titolo, è la creatura particolare. Abbiamo animali reali che fanno cose strane o creature strane che fanno cose tutto sommato incuriosisce. Io, ecco, ne approfitto per invitarvi ovviamente ad acquistare questa antologia, naturalmente disponibile sia in formato cartaceo nelle migliori librerie sia su tutti gli store online. Passiamo la parola all'autrice Emanuela, ecco, Emanuela Valentini, appunto, che sicuramente, ecco, ci potrà dare anche qualche altra informazione in merito. Buonasera, sì, io sono una degli autori presenti in questa bella antologia. Il mio è un racconto di fantascienza piuttosto classico. Devo dire che in questa tematica mi ci sono ritrovata molto bene perché, a parte, adoro la fantascienza e il fantastico, ho potuto in questa occasione fare un mix tra i due generi e raccontare la storia di un unicorno cucciolo che viene trovato dal nostro protagonista all'interno di un centro commerciale mentre appunto accentrava le attenzioni di molte persone. Non solo strane creature, ma appunto anche il romanzo di cui è autrice direttamente la signora Giovanna Icarus, vero signora? Sì. Icarus è un romanzo in cui c'è una creatura veramente strana e la protagonista, che si chiama Silvia, è una ragazza che va in un paesino di montagna, fra l'altro in pieno inverno, quindi oppresso da una coltre di neve dove continua a nevicare, quindi è anche un po' un'atmosfera quasi claustrofobica già per la neve. E va per lavorare e pensa di dover assistere un ragazzo disabile presso una famiglia, quindi un lavoro che lei sa fare.
Però appena vede questa persona, questo individuo, si rende conto che questo individuo è veramente strano, cioè qualcosa, non si tratta di una disabilità, ma di qualche cosa che è anche difficile da definire. Quindi lei deve un po' scoprire in che cosa questo ragazzo, qual è la sua particolarità. Io ne approfitterei per ricordare a tutti gli ascoltatori, ma naturalmente a chi avrà modo, ecco, di seguire anche la nostra intervista sulla nostra pagina Facebook Live Social, ecco, di recarvi numerosi il 31 marzo precisamente alle ore 11, quindi un orario mattutino, ecco, dopo una bellissima colazione, partecipare a questo evento che si terrà presso l'Enoteca Letteraria in via San Giovanni in Laterano numero 81. Ovviamente siete benvenuti a tornare qui in qualità appunto di scrittori per poter informare tutti i radioascoltatori di Live Social. Grazie. Grazie da parte di tre strane creature. Esatto. Benissimo, allora vi auguro una buona serata. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Live Social.